60esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo in Casa Salpa, con me c'è Antonio Pane, un'azienda che ben rappresenta la cantieristica campana, ma direi la cantieristica italiana nel mondo, perché loro sono un cantiere che danno veramente una bella immagine della nautica. Da qualche anno ormai Ribi Division la fa un po' da padrone, ma non si sono mai scordati della linea Boa di Division, tant'è vero che lì c'è proprio una novità per la Boa Division, c'è la Sun Six, una barca davvero che ha colpito tutti passando e avvicinandosi allo stand di Salpa, perché è bellissima, ma una misura davvero per tutti. Quindi poi adesso con Antonio Pane, che è il titolare del cantiere, ne parliamo. Ribi Division, dicevo, la fa un po' da padrone, qua novità importante il 26, ma qui abbiamo il 28, il 20, il 30, insomma una linea che ormai davvero soddisfa ogni tipo di richiesta e di esigenza dei gommonauti, che hanno apprezzato da subito quello che è lo stile Salpa, uno stile che nei gommoni non si trovava, è uno stile che viene dal mondo dell'imbarcazione, diciamo sempre, lo si vede anche sul 26, un gommone che, nonostante stiamo parlando di un 26, quindi una misura diciamo intermedia un po' per tutti, per coloro che hanno iniziato qualche anno fa e magari sono cresciuti di dimensione, ma anche per come entry level, perché qualcuno parte proprio da quella misura, è bellissimo perché ha delle soluzioni che sembra di vedere un'imbarcazione Salpa e non un gommone. Ma come dice Antonio, sono gommoni, perché voi avete fatto uno studio proprio per far sì che il gommone fosse gommone, sopra la coperta invece avete portato tutta la vostra esperienza delle imbarcazioni. Sì, certo, col Soleil 26 completiamo una gamma di gommoni che è partita nel 2017 col 23 e poi man mano sono usciti tutti i modelli fino al 42 che esponiamo qui nella Darsena di Genova a Mare. La novità Soleil 26 porta ulteriori innovazioni rispetto al primo modello, il 23, e a tutta la gamma Soleil. Abbiamo voluto portare la nostra esperienza nella costruzione della barca e nel design e un'innovazione nelle carene. Volevamo costruire un gommone che fosse un vero gommone, cioè che avesse i tubolari ben piantati nell'acqua. Quindi il nostro gommone da fermo, scarico, ai tubolari che poggiano in acqua. Però volevamo anche le performance. Altri le hanno ottenute sollevando i tubolari. Noi volevamo quella stabilità che danno i tubolari in acqua, abbiamo scelto un percorso forse difficile, forse dispendioso, ma abbiamo optato per le carene a step. Velocità, assetto e stabilità sono le caratteristiche della carena step. Velocità perché la carena step stacca i filetti, dà aria alla carena a partire dallo step, diminuisce la resistenza fino all'8-15%. Assetto perché il centro di spinta sulla carena innalza una carena tradizionale fino al raggiungimento del centro di gravità e innalza in cielo la prua della barca. La carena step, nel momento che il centro di pressione incontra lo step, decade istantaneamente la pressione, questo apporta come conseguenza un assetto orizzontale dello scafo. Su tutti i nostri battelli e anche sulla Sun Six, che è un'imbarcazione piccola ma che ha sempre le nostre tecnologie al suo interno, abbiamo la carena step. Così vi ha dato anche quella spiegazione che molti magari volevano capire, cosa funziona, perché ci fossero i redan e quindi a cosa servono i redan. Antonio vi ha dato una spiegazione scientifica di quello. Vorrei aggiungere una cosa: molti potrebbero dire che la carena step è adatta a mezzi offshore, per gare motonautiche, per altissime. In verità non è vero, nascono negli anni anteguerra dagli idrovolanti. C'era la necessità, quando atterravano gli idrovolanti, che non ridecollassero, che avessero un assetto assolutamente orizzontale in atterraggio. Da quegli studi sono nati le carene a step. Sui mezzi ultraveloci dobbiamo parlare di velocità relativa dello scafo. Per una velocità relativa tra 5 e 6 lo step dà grandi vantaggi, ma la velocità relativa su un battello come il Soleil 20 di 6 metri è circa 19-20 nodi, quindi a partire da quella velocità ho dei grandi vantaggi sulla velocità e sulla resistenza, ma sotto quella velocità ho il grande vantaggio dell'assetto. E quindi permette ovviamente di ottimizzare sia la scelta della motorizzazione e sia poi nel far sì che si rimanga anche parsimoniosi nei consumi, perché tutto questo ovviamente porta a questo.
quella riduzione dall'8 al 15% nella resistenza me la posso spendere per una maggiore velocità o a parità di velocità di una carena tradizionale o minori consumi. E questo è per dare insomma una spiegazione di quello che sono gli studi che Salpa ha fatto proprio per portare innovazione su quella che è l'opera viva, dove magari in fiera si guarda poco perché tutti guardano le coperte, sono bellissime, però cioè, loro lavorano tantissimo, hanno fatto degli investimenti importanti proprio per sviluppare tecnologie nuove e rendere ancora più performante quello che può essere un gommone e anche una barca, perché adesso io parlerei un attimo della Sun Six, che davvero ha colpito e è piaciuta a tantissima gente. Tra l'altro questo salone non ci si aspettava tutta questa affluenza, tantissime persone hanno invaso lo stand Salpa. Quello è stato un punto di attrazione. Certamente la Sun Six sarà la capostipite di una gamma di imbarcazioni che avranno anche loro la carena step e sono studiate certamente un po' più per la famiglia. Certamente l'imbarcazione di 6 metri è adatta alla famiglia, quindi deve avere ampi spazi. La nostra prua dà grandi spazi al prendisole, c'è il tavolino, c'è la possibilità di allungare a poppa il divano e trasformarlo in prendisole. Sotto al posto guida c'è addirittura un lavandino e si potrebbe mettere un piccolo fornello. Anche lì però c'è la carena step. Certamente gli angoli, il D-Drive, cioè l'angolo della carena, è minore perché deve planare con un'intera famiglia e con una potenza tale da consentire la guida senza patente. Io non so se notate mentre parla con le immagini che girano, tutto questo mantenendo uno stile e un design davvero bellissimo, ecco perché sfruttare gli spazi è una cosa, renderli anche piacevoli, gradevoli e accattivanti è un lavoro molto più complesso. Loro hanno le maestranze ma hanno anche tanta esperienza che viene appunto dal mondo delle imbarcazioni e questo lo si nota anche sui gommoni, quel Soleil 26, io lo guardavo prima, davvero da poppa a prua, è qualcosa che quando lo ti avvicini percepisci il prestigio, ecco è una barca prestigiosa che è un gommone. La cosa più interessante sul Soleil 26 è che siamo riusciti a realizzare un vano sotto la console con un WC elettrico senza sacrificare sia lo spazio a prua sia lo spazio a poppa. Questo grazie a un accorgimento, e cioè quello di realizzare, una volta alzato il portello che dà accesso al WC, una tenda che per caduta va a chiudere, amplia lo spazio e quindi dà un senso di maggiore aria al piccolo locale. Questo è piaciuto molto agli utenti. E a noi è piaciuto anche tutto il resto, perché il 26 è davvero bello, da poppa a prua, dicevo, planche importantissime che avvolgono la motorizzazione e non fanno rimpiangere più di tanto dentro fuori bordo, perché abbiamo due vere spiagge a poppa su un 26, non è così comune avere due spiagge così importanti, e poi quella soluzione di quel prendisole che trasformare in velocemente diventa la seduta fronte guida quando si sta navigando. Insomma, un qualcosa che non è semplice da realizzare, so che le lavorazioni per gli stampi, proprio per rendere fattibile tutto questo, non è un lavoro semplice. Siamo in questo forse agevolati dal fatto di avere all'interno della nostra azienda tutte le fasi, dall'iniziale progettazione alla prototipazione, alla costruzione degli stampi, fino alla costruzione dell'imbarcazione o del battello, alla sua motorizzazione e fino al collaudo finale in vasca prova. Allora, per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della nautica, a vivere il mare, loro il 26 è la novità presentata qua in anteprima mondiale, ma partono con la Ribri Vision dal Soleil 20, che è un mezzo davvero abbordabile per tutti, ma se voi lo guardate nelle immagini è qualcosa di incredibilmente bello per essere soltanto un Soleil 20, cioè è un 6 metri, motorizzabile addirittura col 40 cavalli, quindi non necessita neanche della patente. Se volete magari iniziare il primo approccio, poi la patente la andrete a fare comunque, perché quando ci si appassiona poi dopo la patente è l'ultimo dei problemi, la si fa anche per la soddisfazione di dire adesso sono un vero comandante, no? Per cui è bello frequentare anche il corso e imparare tante cose che per mare vi saranno utili, però questo Soleil 20 davvero è qualcosa, è un gioiellino, perché per di solitamente l'entry level è un mezzo molto più easy, no? Perché deve costare anche poco, perché la gente è il primo acquisto, voi invece siete riusciti a farlo costare poco ma a dare un gioiello. Ma non è vero, perché il cliente del Soleil 20 non è detto che sia un cliente che vuole spendere poco o che può spendere poco. Molte volte non ha semplicemente la patente, non è mai andato a mare. Gli dobbiamo dare comunque qualcosa che gli dia un feeling. Chi compra un mezzo del genere ha delle possibilità,
utilizzerà sicuramente una macchina di prestigio, con finiture di prestigio. Non può andare su una barca semplice, essenziale, scarda. Vuole qualcosa di più e noi cerchiamo di darglielo. E poi ovviamente crescendo, in Casa Salpa dal 20 si sale, c'è il 23, c'è il 26, adesso c'è il 26, 28, 30, fino ad arrivare all'ammiraglia. Quindi poi un armatore con voi. Ma coming soon, l'anno prossimo, introdurremo sul mercato una nuova gamma di rib super performanti e la gamma Sunfast, che partirà dal Sunfast 38, un'imbarcazione da 80 miglia. E questo è lo scoop col quale non chiediamo quando sarà presentato, anche perché le fiere adesso sapete che i calendari sono tutti un po' in gioco, per cui non sappiamo esattamente quali fiere si faranno e quando. Anzi, tra l'altro, questo è stato il primo salone nautico internazionale che ha avuto luogo, e di questo bisogna premiare davvero il grande lavoro, il grande sforzo e sacrifici che fanno loro, che sono stati protagonisti e hanno allestito questo stand importante anche in acqua. Avete visto Salpa, come tanti altri cantieri, hanno una bella immagine di questo salone, quindi complimenti a tutta la famiglia Pane che ha creduto nel salone di casa e avete fatto sì che questo salone, tutti quelli che sono entrati, non ce l'aspettavamo, hanno potuto vedere qualcosa di bello. Era nostro dovere essere presenti e siamo stati anche premiati, perché c'è stato tanto pubblico e tanto pubblico competente. E allora avvicinatevi a questa fantastica passione. Avete visto, nella Boa Division adesso, oltre a tutta la linea Lyre col quale loro hanno già avuto tantissimo successo, che sono barche che ormai girano un po' in tutto il mondo, c'è questa Sun Six che devo dire è davvero una bomboniera, una chicca di qualcosa che quando la vedete è bella, e al di là che è funzionale, perché sono 6 metri di barca, in 6 metri avete un'isola felice col quale lasciare l'ormeggio e vivere senza restrizioni la libertà che offre solo il mare. Questo partendo dalla Sun Six, e poi c'è tutta la gamma sia Rib che Boat Division, qua davvero ne avete per tutti, quindi per tutte le varie esigenze Casa Salpa ha una soluzione. Quindi non posso dire altro che grazie al 60° Salone di Genova e aspetto tutti al 61° prossimo Salone. Grazie a tutti, grazie Antonio.